credo che a San Maurizio questa sera si inauguri una struttura che è di territorio. San Maurizio, i Vigili del Fuoco, che sono, diciamo, un'associazione benemerita per il lavoro che fanno per tutto il territorio, si aggiunge questa della zona di atterraggio degli elicotteri, che sicuramente arricchisce e mette maggiormente sicurezza quando le problematiche ci possono essere di ogni tipo. Quindi complimenti a San Maurizio, complimenti ai Vigili del Fuoco, che sono, diciamo così, un punto di riferimento anche per Cirie quando purtroppo abbiamo bisogno che vengano a spegnere delle fiamme. Io credo che sia un progetto molto importante per la popolazione, oltretutto, perché queste cose qua sono quelle cose che la gente chiede, soprattutto vuol dire salvare vite umane, ed è anche un orgoglio per noi Vigili del Fuoco che queste cose siano fatte vicino alle nostre caserme in collaborazione con la Croce Rossa, perché noi abbiamo un po' una priorità con le pubbliche assistenze, Croce Rossa e col soccorso sanitario in genere. Credo che così è anche un maggiore impegno per i Vigili del Fuoco di San Maurizio, è un onore perché tutta la zona lo guarderà e speriamo che lo adoperino poco, però nella prevenzione, anche per l'insegnamento, per qualche manifestazione serve molto, specialmente per le scuole. Di questo è un orgoglio per il Comune ed è un orgoglio per noi pompieri. Progetto molto importante, di interesse per tutta la zona, è una iniziativa molto molto interessante e da rimarcare, perché dal corpo di San Maurizio è partita un'iniziativa che coinvolge tutta la nostra zona. Siamo felici di partecipare, siamo felici anche di aver contribuito a questa realizzazione.